se è l'ultima impazzì. Amici, sto registrando questa intro a fine video e fidatevi, ho trovato una sbrega di cose. Cioè, io sono partito dicendo, vabbè, non troveremo niente. Invece ne ho trovate un botto! Ultra rare, super rare, mega super iper rare. Ma non esistono, però le abbiamo trovate. Incredibile, vi invito a lasciare un mi piace, un commento, condividete il video, guardate il video fino alla fine. Fuori di testa, le 4000 gemme meglio regalate nella storia, fidatevi. Della storia. Iniziamo, o meglio, iniziate. Per me è già finita. Tra l'altro vedo che ci sono un botto di bustine nuove, siamo arrivati al numero 30. Ok, quando avevo smesso di giocare io ce n'erano tipo la metà, ce n'erano tipo 20, anche di meno volendo. E ci andiamo a sbustare 4000 gemme in Shining Hope, sperando di trovare Utopia, che è diciamo un po' il boss della situazione, che può essere utile. Tra l'altro, vai, 500 gemme, ah, oh, che male al cuore, che sbella, le apriamo una alla volta. 3 curi, ok, iniziamo bene, potrebbero essere fake. Schifo, schifo. Subito super rara, così, madò. Ok, ok, il Dijin che tra l'altro davano nello starter deck, madò, che ricordi. Melo Melody, il Dijin della tromba, buono. Carino, carino. Non è male come mostro. Praticamente fa attaccare un tuo mostro due volte durante la battle phase. Tra l'altro stavo dicendo prima di... Ok, ancora doppio Kuribo, però mi sa che è una scammata. Allora, anima, bugie lo specchio, ce l'ha. Ancora super rara. Signori, siamo on fire. Signori, siamo on fire. Quando il tuo avversario attiva l'effetto di un mostro, stacchi un materiale, annulli l'attivazione. E se lo fai, distruggi quel mostro. Devastante, devastante. Ok, stavo dicendo prima di trovare i tre Kuribo. Ok, questo pacchetto farà schifo. Che avevo un botto di roba nel mio vecchio account, ma un cifra. Avevo il deck Drago Bianco Occhi Blu completo. Avevo anche il deck, coso, come si chiamava, Cristo, non una roba del genere. E anche il Bujin straforte, ma il più forte, il Drago Bianco completo. Ti prego, dacci una super... Impiegato, ga. Fa schifo, fa totalmente schifo. Va bene, prossimo spacchetto. Ok, questo no. Scammati di nuovo. Ah, Bujin il gioiello. Ah, perché ci sono, è vero, anche i Bujin. Che schifo, solito mi fa vomitare. Dicevo, ci sono anche i Bujin. Ok, non riesco a finire una frase. È incredibile. Samurai ga. Yes. Boom, mega dub e auto 5. Qua c'è la doppia, signori, la doppia dub e auto 5, tantissima roba. Samurai Gagaga, ottimo. Due mostri di livello 4. Tra l'altro non ci sono tanti Xyz ancora nel gioco, appunto perché è uscito da poco. E l'offerta di questi pacchi, sculatissimi, è fino al 22, quindi in caso scaricatevi il gioco. Ok, praticamente, vabbè, l'effetto inerente ai Gagaga ci sta, ci sta. Che nome strano, Gagaga. Vabbè, non mi sono mai piaciuti in realtà come mostri. No, vabbè, ultimo pacchetto, no, penultimo pacchetto, il bot Dododo. Gagaga e Dododo. Che coppia di imbecilli. Va bene. Ma da un mostro normale. Va bene. Ok, chi li usa ancora i mostri normali? Va bene. Prime 500 gemme andate, ma oh, molto, molto bene. Super rara trappola e due Xyz super rari. Che fai, te ne privi? Eh no, che non te ne privi. Rivoglio il mio deck Drago Bianco. Comunque, lacrime a parte. Tra l'altro c'è anche l'offerta di 1 euro, 3 buste più una ultra rara. Non male. Utopia, chi è l'altro ultra raro? Questo non lo conosco. E c'è un botto di roba. Madò. Se giocate a due Lynx, credo, non ne ho la certezza, che Goblinberg sia una bestia. Doppia evocazione, tanta roba. Più ti fai il Link, tanta roba. Tra l'altro Goblinberg? Vabbè. Lo uso anche nel mio deck normale di Yu-Gi-Oh! Per chi se lo stesse chiedendo, uso il deck Fedele della Luce. Aggiornato, tra l'altro. Mi hanno anche bandito un botto di carte. Ma lasciamo perdere. Elfo brillante. Ma fa sboccare, mi sa, Elfo brillante. Stacchi un materiale. Quel mostro perdono 500 d'attacco. Sì, vabbè. E sta il Cavaliere Vega. Ok. Oh, siamo partiti. Perfetto. Scammata. Però vedo che è un Xyz. Dai, daccelo buono. Gioco. Schippiamolo. Non voglio neanche leggere l'effetto. Dicevo che di solito quando ci sono i tripli Kuribo, e poi c'è tutto casi, è tipo questo, in teoria è super rara, poi c'è anche la faccia di Yugi, però è... Madò! Ecco, questa tipo non la uso nel fedele perché fa totalmente cagare. Vabbè, fa schifo, fa totalmente schifo. Ok, madò, stiamo andando benissimo! Bujin Warg, ottimo, bene. Scammati. Oh, ma... Ok, altri tre Kuribo da... Gaga segnale, fa schifo. Questo è ancora peggio. Sorella Gaga. Super rare. Stiamo trovando tutte le super rare. Ragazzi, scaricatevi il gioco, perché se siete sculati come me, tanta roba. Xyz tattico. Bujintei Susanoo. No, credo si pronunci così. Susanoo. Wow. Stacchi un materiale a questa carta, prendi un mostro Bujin dal tuo deck, aggiungi... Madonna, il mio deck Bujin, questa era una bestia. Dai, ma voglio giocarci di nuovo a Yu-Gi-Oh! Perché?
bandisci tre mostri gagagà e pesca due carte. Straforte. No, raga, è fortissima. È fortissima. E concludiamo con una magia rara, credo. Sì, sempre inerente ai Bujin. Ma da ora mi verrebbe voglia di tornare indietro e spacchettare i Bujin, la bustina quella dei Bujin, perché stiamo trovando di tutto. Però il nostro obiettivo per questo video è, oltre a trovare questi che non... No, lui l'ho già trovato. Numero 25. Ah, no, ma numero 25 fa schifo. Il nostro obiettivo è trovare Utopia e magari... Esploso tutto, signor, ultra rara. Dai che l'abbiamo... non è un Xyz. Vediamo che è una trappola, ma non è un Xyz. No, questa è sempre Bujin. Questa qua cosa fa? Paghi 800. Fa schifo. Dai, daccela. Buona. Siamo stati scammati. Ok, va bene. Vedete, tipo quello ti fa capire. Ma abbiamo trovato il delirio, invece. È una merda. Questa in teoria è super rara. Xyz. Ok, dai, va bene anche il numero 25 che non abbiamo. Numero 25, ok, va bene, l'abbiamo chiamato. Che culo. Buono, molto buono. Non credo si utilizzi, ma molto buono. Di solito gli Xyz, almeno su due links, credo. Il pavo, buono, carino. Si usano quelli di livello 4, penso. Di livello 3, di livello 2. E dono della cupidigia, il tuo avversario pesca due carte. Carta di merda. Bujin Tetsu, ma raga, li abbiamo trovati tutti. Due mostri luci di livello 4, tutti. È straforte. Ma nel deck Bujin è straforte. Altra super. Vabbè, niente. Non ci stiamo controllando. Siamo stati scammati. Vabbè, comunque. Ma dottato, spero sia tutto il rack, perché altrimenti mi metto a piangere. Dammene un altro. Buono. Ce l'avevo lui, tra l'altro. Oh, comunque per ora abbiamo speso, mi sembra, 1000 gemme. Ma spese benissimo. Quasi qua. Bujin lupo. Ma quasi quasi. Mi vado a rifare il deck Bujin. A caso. Totalmente a caso, perché ora voglio un attimino a controllare e poi ve lo dico. Non mi ricordo qual è la bustina dei Bujin. So che c'era, l'avevo spacchettato un cifro, avevo anche speso un botto di soldi. Quanti soldi ci avevo speso per sta pietrina? La pietra degli antichi, che se usate il drago bianco, fondamentale. Sta pietrina proprio fondamentale. Madò, anche negli speciali. Madò, ci spariamo uno speciale. C'era un deck dove trovavi il tipo, quello lì che poi rievocavi. Credo fosse questo, sì, esatto. Cervello del Cosmo, lo giocavo triplo, quindi ho speso una sprega di soldi per Cervello del Cosmo, che è fondamentale. Ma comunque non interessa a nessuno. E torniamo su Shining Hope. Magari ci facciamo altre 500, vediamo se lo troviamo. Poi in caso ce le teniamo le altre, non lo so. Vediamo come va il video. Per ora, li stiamo trovando tutti. Madò, cioè, geroglifici dietro, triplo Kuribo, faccia di Yugi, non è un Xyz, mega fuck almeno ultra, corvo di D, ottimo, scarti quella carta e ne bandisci un'altra dal cimitero, ottimo, perfetto, comunque una ultra rara in saccoccia. Dai, quanto schifo, madò, quanta puzza, questi pacchetti puzzeranno un botto di rare e comuni, guarda, tutte carte da bruciare, queste proprio... Quello che bruci via e dici, no, mi interessa. Con quale faccia quel cosino giallo? Ok, triplo Kuribo, mi sa super rara, a meno che non vediamo scammati. Dai, Gagavolt. Quindi ci abbiamo 1800 gemme. Io direi di... Beh, dai, continuiamo con questo. Dai, ormai la finiamo con questo. Ne spendiamo altre 500. Tra l'altro non so quanto sia durato il video. Un altro Bujin a caso, vabbè, ce l'avevamo già. Ma il nostro obiettivo in realtà è Utopia. Utopia, no, Utopia, io lo chiamavo Utopia. Bujin tartaruga, bene, bene, bene. Triplo Kuribo scammata. Sì, triplo Kuribo scammata. Un botto. Comunque se sto gioco di Yu-Gi-Oh! È aggiornato benissimo. Ci sono aggiornamenti costanti. Fatto strabene, tutto bla bla bla. Che fai? Io le salto le ultime. Così, le butto via. No. Allora, facciamo una cosa che non bisognerebbe fare. Acquistiamo, perché acquistiamo, chiaramente. Ok, questo ce lo guardiamo. No, scammatissima. Credo. E me le skippo. Così. Skippata tattica. Doppia super rara. Alfa Stel Nova. Ok, del deck del cavaliere. E questo signore elementale. What the fuck. Madò, è vero che ricordi sta carta. Distruggi tutti i vostri contratti al tuo avversario. Ok. Madò, che ricordi. E poi vabbè, carte doppione. Ok, quindi per le ultime 500. Sì, 300 me le voglio tenere da parte. Totalmente a caso. Ce li guardiamo. Perché in realtà... Skippare ha portato i suoi frutti. Ma vabbè, io voglio Goblin Bear. Gioco, devi darmi Goblin Bear. Bujin lupo, figo. Gaga pescata, che secondo me è fortissima. Cioè, molti la sottovaluteranno, ma secondo me è fortissima. Rimuovi tre dal cimitero. Ok, dai, devi darmelo utopia. No, però
il monarca dell'ombra, va bene, ci sono un botto di monarchi tra l'altro, non so se li hanno messi in Yu-Gi-Oh! Diciamo che le speranze di trovare Utopia stanno calando e abbiamo letteralmente tre chance, però no, niente. Vabbè, comunque è andata benissimo. Cioè, io pensavo, registriamo sta spacchettata, ci troviamo solo le rare. L'ultima! No, raga, se è l'ultima impazzisco. Se è l'ultima, esplode tutto. Schifo. Ci ha scammato! Dai, c'erano i Kuribo, il coso della Ultra, la fa... Gioco! Stacca tutto, esci proprio da tutto. Quindi signori, spero che questo spacchettamento incredibile vi sia piaciuto. Abbiamo trovato di tutto, incredibilmente di tutto. Vi ringrazio per la visione, vi invito a scaricare Yu-Gi-Oh! Duel Links o comunque farmi sapere nei commenti che deck avevate, avete o volete farvi. E se avete soprattutto trovato Utopia, vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani, al solito ora, ovvero l'1.45, con un nuovo video. Ciao!